Bilanci, qual è la cosa che più la soddisfa di questo 2023? Ma devo dire complessivamente il fatto che il livello di servizi che abbiamo reso ai cittadini è rimasto di alta qualità, se non addirittura migliorato in alcuni settori, e ciò nonostante siamo riusciti, e domani lo presentiamo alla collettività, a stendere un bilancio di previsione 2023-2025 che chiude, quindi che riesce in un momento di bisogni crescenti e di risorse calanti comunque a far funzionare tutta la macchina. Questo, diciamo, è il compendio di tutte le attività che hanno riguardato nel nostro caso la città di Arezzo. Se dobbiamo prendere le cose più visibili, io dico che l'accordo che abbiamo stretto con la direzione regionale dei musei per la Toscana, che ci affida gli affreschi di Piero della Francesca, il museo archeologico Casa Vasari e il museo d'arte medievale moderna chiuso per troppo tempo, noi abbiamo davanti un periodo in cui possiamo veramente proporre la città a livelli ancora più elevati rispetto a quello che abbiamo fatto nel passato, ma devo dire anche il grosso sistema di solidarietà che la città è riuscita ad esprimere per portare aiuti non militari all'Ucraina, che si è già svolto nel passato e si sta svolgendo adesso, sta per partire un generatore che ha comprato la collettività e che spedisce ad Auschwitz per poi instradarlo alla città di Sanmi. Quindi la città funziona bene, la presenza di turisti che abbiamo visto in questi giorni ne dà ampia dimostrazione. Ecco, questo dà anche nuove responsabilità, perché l'offerta deve essere sempre adeguata. Assolutamente sì, abbiamo mitigato per quanto possibile i disagi che nascono per la circolazione, per la sosta, per i residenti. L'opera non è ancora compiuta, dobbiamo ancora far meglio per il prossimo anno, quando penso che ci sarà un ulteriore aumento di presenze turistiche che cercheremo di incanalare nella maniera più opportuna, anche con un sistema di parcheggi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente esistenti. E per proprietà transitiva le grandi opere, le opere strategiche, a che punto siamo? Allora, come sapete, l'avete visto, la seconda canna del Baldaccio è ormai giunta, non a compimento, ma è stato sfondato l'ultimo diaframma di terra del rilevato ferroviario, per cui si vede da una parte all'altra, quindi entro giugno saremo in grado di metterla a funzione. E questo cambierà la circolazione in quella parte importantissima di città, che connette, diciamo, la città storica dell'Ottocento, inizio Ottocento, con l'ospedale, con l'università e con funzioni importantissime. Le altre, quindi l'interconnessione tra la tangenziale via Fiorentina sono ripartiti i lavori, ma ancora il lavoro è lungo, e comunque la città sta vivendo un momento di grande efficienza per quello che riguarda l'economia.